passaggio dalla preposizione semplice in alla preposizione articolata nella si sia cambiato completamente il senso del modo di dire, perché qui non siamo più in erba ma siamo nell'erba. Gioie con il cestino delle fragole, questo lo conoscete tutti immagino, il cestino, quanti ne buttate adesso? Per esempio è un barattolo di latta, anche questi, quante ne butta mamma? No. L'abbiamo decorato con dei bottoni ed è diventato il nostro portapenne. In piazza dove c'erano tutti tantissimi giochi e abbiamo fatto il giochino con la bottiglia che praticamente si tagliava, ci si metteva un filino, ci si metteva lo scotch alla pallina in fondo e noi si doveva cercare di farli infilare nella bottiglia. Potete fare la stessa cosa qui, tagliando la bottiglia, mettete un nastrino e fate entrare la pallina qui dentro. Sofia ha fatto una cosa meravigliosa, ha fatto anche lei un'inchiesta proprio da giornalista vera. Hai persino fatto un esperimento, sei andata a controllare se la plastica, quella dei sacchetti che ci danno al supermercato, è davvero biodegradabile. Che hai fatto? L'hai messa nell'acqua. Poi c'è una fotografia, eccola, la vedete, è la fotografia di Sofia che quando ha tirato su questa busta di plastica e più o meno era rimasta uguale o no? Poi dopo si è andata a scoprire le soluzioni, perché non basta la denuncia, bisogna trovare le soluzioni. Insomma, mi sembra che abbia fatto un lavoro veramente eccezionale e quindi ti meriti davvero il primo premio e vorrei che tutti ti facessero un grande applauso. Che noi l'ambiente non dobbiamo fargli danni. Quindi la maestra ha trovato questo concorso per
per farci capire meglio cosa fa un giornalista. Cioè che noi non bisogna buttare in terra le cose. Ci siamo trasformati in giornalisti. E poi che noi bisogna usare meno, e poi meno cose confezionate. E poi questo concorso ci ha fatto anche approfondire un po' le cose su il riciclo, sulle cose riciclabili e irriciclabili, su come difendere l'ambiente e altre cose.